Questa mostra è dedicata a Leonardo, è già stata presentata a Quigliano e organizzata dal Polo della Fotografia, dall'Associazione Aiolfi e dalla Galleria del Cavallo. Questa è un'interpretazione dell'acqua nel campo di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ha fatto qualsiasi cosa, ha inventato strumenti, ha inventato di tutto e ha dipinto, ma la fotografia è un campo che è stato meno interessato dalle sue scoperte. E però una scoperta è stata fatta e ne parleremo appunto, e sarà appunto il discorso del foro stenopeico. Il foro stenopeico è una tecnica che, lo vediamo in questa fotografia, è stata anche applicata per dare omaggio a Leonardo in questa mostra. Se la facciata di un edificio, di un luogo o di un paesaggio è illuminato dal sole e viene praticato un piccolo foro nel muro di una stanza, in un edificio di fronte a questo, che non è illuminato direttamente dal sole, allora tutti gli oggetti illuminati dal sole invieranno la loro immagine attraverso questa apertura e apparirà capovolta sul muro di fronte, al buco, l'immagine di quello che ci sta alle spalle. Questo è un piccolo pezzo di Leonardo. Il professor Lenio Celoria ha interpretato l'acqua attraverso una composizione di still life, cioè ha messo insieme l'acqua e la tecnologia, proprio per accompagnare questi due momenti abbastanza particolari. Claudio Oliva ha interpretato l'acqua appunto sotto questi pontili. L'acqua ha sempre un fascino con il discorso dei suoi colori e delle sue forme che danno sempre delle ispirazioni ai fotografi. Isabella Verbi ha interpretato l'acqua guardando i fiumi, quindi l'acqua come si muove tra le pietre, gli spruzzi, i suoi colori e la sua fermo immagine, diciamo, quando l'acqua praticamente diventa quasi non un qualcosa che scorre, ma qualcosa che si immobilizza nella natura. Nadia Bellini ha interpretato anche lei l'acqua in un corso d'acqua e in una situazione un po' particolare, cioè in un'ambientazione quando siamo in pieno inverno con la neve e quindi i fiumi danno questi spruzzi, queste immagini un po' particolari di un corso d'acqua che lo trasformano un po' da quello che è il normale. Alessandra Pratelli ha interpretato l'acqua con il ghiaccio, cioè l'acqua nella sua situazione solida, diciamo così, quando praticamente non scorre ma diventa un'architettura, una forma d'arte molto particolare che si trova soltanto in certe situazioni. Antonietta Prezioso ha interpretato l'acqua con gli spruzzi, facendo una sorta di visione particolare con questi spruzzi di notte, prendendo spunto dagli spruzzi della fontana di Piazza del Ferrari e fermando le immagini con un senso un po' particolare, un'emozione più che altro di quella che è l'acqua. Paolo Saracco ha interpretato l'acqua come si è visto anche con Leonardo sul viso delle donne. E quindi queste tre immagini è proprio lo scivolare delle gocce d'acqua sul viso di una ragazza. Caneva Alessandra ha interpretato l'acqua come un riflesso, con degli specchietti, con delle bolle d'acqua, con delle gocce d'acqua, e queste gocce che si riflettono su delle superfici. Quindi anche questa è un'interpretazione dell'acqua un po' particolare che vede queste situazioni molto, molto insolite. Questa di Paolo Vermini è una visione dall'alto di un tratto di un fiume che con i suoi riflessi e con i suoi elementi che sono la composizione del fondo eccetera dà tutto un aspetto particolare a questo corso e di conseguenza ci sono dei riflessi di vari colori, marroni, verdi e di roccia che sono insieme.